Ah, che bello, come state? State bene? È sempre un piacere venire qui, come spesso dico nelle mie interviste, voi siete la parte bella dell'Italia, perché voi siete quelli che l'Italia l'amate veramente, per chi vi manca, ecco perché dico... Perché poi le cose, quando uno le vede tutti i giorni, le dà per scontato, invece poi magari vieni qua, voi siete proprio così, siete fatti proprio così, anche quando vengono i vostri parenti dall'estero, no? Siete sempre per emozionati, andate dal parrucchiere, non vedete l'ora che arrivano i vostri parenti per portarlo a fare un giro, poi gli portate a vedere tutte le bellezze della città, quindi veramente vi date da fare. Voi sapete che questo non succede quando venite voi in Italia, no? Questo lo sapete, quindi, perché appena una telefonata stanno arrivando i cugini da Toronto, voi non ci sono, che gli dai una caffè, gli fui a casa, gli fui a là, succede sempre questo, è vero? Quella è la differenza tra voi e gli italiani che stanno in Italia, è sempre così. Vabbè, vi faccio i complimenti per l'aria condizionata, perché da quando metti i piedi sull'aereo non sai se stai in Ucraina o in Polo Nord. Fa un freddo, stanno tutti malati, compreso me. Quindi abbiamo già fatto spese di aspirine, tutti antibiotici, siamo tutti a posto. Però è sempre bello e divertente stare qui, perché veramente siete la parte bella di tutta l'Italia. Questa è la verità. Facemmo un patto d'amore, e adesso cose che non va. Mi sento quasi di peso, all'improvviso sono un uomo inutile. Non ho il coraggio di lasciarti perdere. È forte il sentimento che ho per te. Tempo fa sentivi il fuoco nel cuore, bruciavi per me, dimmelo, che l'acqua che spegne il tuo fuoco, l'indifferenza è il sintomo più logico. Per te son diventato un'abitudine, per me sei della vita un po' di sei importante, sai, sei l'inferno ideale che sa fare vivere un angelo. Sono un uomo che appena ti guarda diventa uno stupido. Mi racconto da solo che va tutto bene con te. Sei importante. Sei la frase che ho scritto di notte sui muri degli attimi, con l'inchiostro che tutta la vita rimane indelebile.